Eccoci qua ragazzi. Allora, oggi sono un po' incazzato per quello che ho letto stamattina quando mi sono svegliato. Allora, non so quanto durerà sto video, penso proprio poco perché è proprio una sfuriata così. Mi ricordo 21 anni fa, si parla del Como, ok? 21 anni fa avevamo organizzato per andare a vedere Como Juventus, ok? Perché comunque avere quelle squadre in casa è sempre bello andarle a vedere, no? Quelle partite lì interessanti, insomma. Un mio carissimo amico lanciò una cosa all'arbitro 2 settimane prima e quella partita non fu più giocata a Como, al Sinigaglia. Fu giocata a Monza, che io dico che Monza è vicino, vabbè, però vuoi mettere? Avevamo la possibilità di scendere di casa e andare lì, a piedi. Perché sto dicendo questo? Stamattina apro gli occhi, leggo una notizia sportiva, Galliani parla dello stadio, del presunto stadio del Como. Galliani. Il Como a noi non ci ha contattato, per cui il Como andrà a giocare a Parma. Io dico, innanzitutto Galliani, tu devi farti i cazzi tuoi, devi stare zitto. Zitto, devi stare zitto, Galliani, tu devi stare zitto, ok? Ma secondo te, noi da Como, poi c'è gente che lo farà, ma dobbiamo devastarci la vita, persone come me che comunque ha molti impegni, arriviamo in Serie A e devo farmi 200 chilometri, 150 chilometri, quanti cavoli sono, non lo so, per andare a vedere una partita. Il Como si seguirebbe anche se va a giocare negli Stati Uniti, no? Chiama il Como è così. Ma ogni volta, cosa voglio dire? Perché ho parlato anche della cazzata che ho fatto il mio amico 21 anni fa, perché ogni volta che c'è qualcosa di bello qui deve succedere qualcosa, no? Per renderci la vita complicata. Tu Galliani, zio, cara, spacco tutto, devi stare zitto, zio. Zio, devi stare zitto. Devi stare zitto. Ok? Sono per Novara, almeno lì. Como, almeno se riesci vai lì, sei vicino, non sei proprio vicino, ma sei lì. Non diamo retta a quello che ha detto questo qui, ok? Ok? Non diamo retta a quello che ha detto quest'uomo qui. Parma non è a due passi. È complicato. Per cui rimaniamo almeno a Novara. Non è vicinissimo, ma vuoi mettere? 40 minuti di macchina li fai volentieri. 2 ore girano le balle. Per una partita in casa, perché poi a Parma sarebbe il campo di casa. Ma vi pare? Vi pare? Ragazzi, per favore, è stato un video con una sfuriata perché volevo farlo. Commentate cosa ne pensate qua sotto. Commentate il video e noi ci vediamo al prossimo aggiornamento. Anche voi, se sapete qualcosa, scrivetelo nei commenti. Aggiornatemi, così magari mi posso calmare un po'. Ciao belli, un abbraccio.